Stefano Puzzer torna a parlare e questa volta lo fa attraverso un post sul suo profilo Facebook e a nome dei portuali di Trieste, no Green Pass e no vaccinazioni obbligatorie. Ecco le sue parole. Comunicato portuali di Trieste, no Green Pass e no vaccinazioni obbligatorie. Buongiorno a tutti. Come portuali di Trieste, no Green Pass e no vaccinazioni obbligatorie, riteniamo giusto e doveroso dire la nostra su quanto accaduto sabato scorso al corteo di Trieste. Innanzitutto, la preparazione del comune, blindando la città, ci è sembrata deplorevole ed in tutto per tutto un'istigazione, un presagio di guerra. Il corteo si è svolto nel modo più tranquillo e pacifico possibile. Vogliamo sottolineare la nostra più totale solidarietà ai cittadini che sono stati malmenati ingiustamente durante i fatti avvenuti al termine del corteo. Noi, con una delegazione di portuali, eravamo alla Spezia per un incontro tra portuali, già previsto da una settimana. Ribadiamo con forza e determinazione che non abbiamo alcuna intenzione di mollare e andremo avanti fino al raggiungimento dell'obiettivo. Stefano ha voluto esprimere la propria solidarietà ai cittadini triestini che sono stati malmenati dalla polizia al termine del corteo di sabato 6 novembre 2021. Ha aggiunto che le precauzioni prese dal prefetto volte a blindare la città dopo il divieto fino al 31 dicembre 2021 di manifestare in Piazza Unità d'Italia sono state un gesto deplorevole. Una città in assetto di guerra, per un corteo che si è svolto nel modo più pacifico e tranquillo. Ricordando che quel giorno egli non era in città, poiché è presente ad un incontro tra portuali alla Spezia, già programmato una settimana prima, ha ribadito con forza e determinazione che i portuali non hanno assolutamente intenzione di mollare e andranno avanti fino al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero no Green Pass e no obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.